Dopo l'allerta diramata al Viminale, quello che si vede in una capitale blindata per il derby Lazio-Roma, ecco, si capisce quanto puntuale fosse questa allerta. C'è il derby alle 18, ci sono stati momenti di tensione. Noi siamo in diretta proprio dall'Olimpico con Andrea Maggiore. Andrea, raccontaci. Sì, buonasera Claudio. Sì, diciamo circa mezz'ora fa ci sono stati attimi di tensione qui nel piazzale antistante allo stadio tra tifosi della Roma, perché io mi trovo proprio dalla parte dove stanno affluendo i tifosi romanisti per entrare allo stadio. Dall'altra parte, verso Ponte Milvio, c'è un cordone sanitario di polizia che tiene a bada e controlla invece gli ultra della Lazio che si trovano assediati proprio dalla parte di Ponte Milvio. L'obiettivo naturalmente è quello di tenere ben distanti le frange di tifoserie giallorosse e biancoazzurre. Dicevamo attimi di tensione in cui alcune decine, centinaia di tifosi si sono avvicinati alle forze di polizia in assetto antisommossa e poi abbiamo visto scappare questa piccola folla che si era radunata per appunto non incorrere nelle manganellate, comunque nella reazione delle forze di polizia, lo ripetiamo in assetto antisommossa. Abbiamo visto entrare poi nel piazzale circa un centinaio di giovani ultra, tutti vestiti di nero con un cappuccio in testa, direi per non farsi riconoscere dalle forze di polizia, ma poi tutto sommato è rientrato nella normalità. Ci sono delle bombe carta che sono esplose, c'è un elicottero che forse riuscite a sentire che sta sorvolando la zona e quindi insomma per ora è tutto tornato diciamo tranquillo rispetto a quello che è successo una mezz'ora fa, ma lo ripetiamo, non sono riscontrati finora nessun ferito. A te.